la fotografia. Come l'avremmo potuta fare? Come sarebbe potuta essere? Ci saremmo messe una vicino all'altra, dalla più vecchia alla più giovane, dalla più alta alla più bassa. No, altro che storie. Sarebbe stato bello abbracciati, come in quel quadro di Schiele, sì, quel bel quadro di Schiele, le tre donne, una dentro l'altra, abbracciate. Non è Schiele, Klimt, nonna. Una dentro l'altra, abbracciate. Io non posso, sto a disagio. Ilaria avrebbe detto, mi imbarazza, non posso. E anche Marta avrebbe detto così. America, nonna, me ne vado. Me ne dovevo andare, sì. E dove? In America. Perché, Marta, sei voluta andare via così lontano? Perché? Signora Ratzman? No, 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 non stavo parlando da sola. Forse pensavo a voce alta. Chi? Mia nipote? Ah, è molto, molto affettuosa. Mi telefono un giorno sì, uno no. No, 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 grazie. No, non ho bisogno di niente. Ho molto, molto da fare. Arrivederla. Allora, quando... se arriverai alla mia età, capirai che ci si sente come foglie alla fine di settembre. Si sta ancora sospesi lassù, ma si sa che è questione di poco. Una dopo l'altra cadono le foglie vicine. Le guardi cadere e vivi nel terrore che si levi il vento. L'idea di scriverti mi è venuta oggi. C'era un silenzio in casa. Il giardino era coperto di neve. L'idea di scriverti mi è venuta oggi. E io ho pensato a quanto mi sarebbe piaciuto avere almeno una foto di noi tre insieme, abbracciati e sorridenti. Se arriverai alla mia età, capirai che a questa età ci si sente come foglie alla fine. Io mi sono trovata a farti da madre già in là con gli anni, nell'età in cui di solito si è soltanto nonni, ma questo ha avuto i suoi vantaggi, perché invece di rimbecillirmi di partite a canasta come le mie coetanee, mi sono spinta di prepotenza nel flusso della vita. Sorto un divario naturale. Intendo proprio questo. Nel tempo in cui la tua corazza stava affumando, la mia era già a brandelli. Sì, 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 lo so. Io ero preparata al fatto che avresti cambiato carattere con l'adolescenza. Ma siamo ben essere preparati. Quando è successo, mi è stato difficilissimo sopportarlo. Difficilissimo. Io non sopportavo la tua durezza. E tu non sopportavi le mie lacrime. È vero, nonna, non le sopportavo le tue lacrime. No. Che tempo di merda! Oh, oh, che tempo di merda! Non potresti dire che tempaccio? Che tempaccio di merda! Che fai? Cos'hai là dentro? Nulla. Hai le tasche piene. Non è vero. Cioccolatini, nonna. Vieni avanti, fai vedere. Quale? La destra.
La pecorella. E nell'altra? Ti ricordi quando facevo il lupo e tu facevi la pecorella? Sì, sì. Ti nascondevi e io dicevo, pecorella, pecorella, dove sei? E tu facevi, beh, beh. E così ti trovavo subito. Mm-hmm. Allora sì che eri carina. Cos'è nell'altra tasca? Tira fuori i cioccolatini. Eri un amore. In quella tasca lì, avanti. Gesù bambino. Come Gesù bambino? Dammelo. Ti do la pecorella? No, li voglio tutti e due. Ma perché? Ma come per... Nonna, 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 non sei precisa. Gesù bambino è nato a mezzanotte il 24 dicembre e noi dobbiamo metterlo solo a mezzanotte il 24 dicembre. E i re magi quando? Il 6 di gennaio. Svizzera, eh? E tu te lo scordi? Il 6 di gennaio. Sempre. Ma mi dici perché te lo scordi sempre? Ma non è che me lo scordi. Vabbè, ma dai, Gesù bambino. Ma tienilo. E la pecorella? Eccola. Ha una zampa rotta. L'avrei rotta tu. Ma quando? Ora. Ma che dici? Senti, dammela che la sistemo io. No, qua. Se la sistemi te poi si vede. La lascio zoppa. Meglio. No, dammi la pecorella. Tieni. Su. Non sai i pianti che mi sono fatta per una pecorella come questa. E perché? Perché quando andavo in collegio le suore, il mese di dicembre, per tutto il mese, facevano un bel presepe all'entrata. Un presepe grande, con i monti, di lupi, tunnel, i sali, scendi, tutto. E ogni pecorella era un'allieva e a seconda di come si era comportata durante il giorno veniva avvicinata, mi dai un attimo Gesù bambino che faccio, dai la capannella, ecco, veniva avvicinata oppure allontanata dalla capanna di Gesù, buona vicino, cattiva via lontana, sadiche. Tutte le mattine prima di andare in classe passavamo a controllare la nostra postazione e se una si era comportata male per più di 7 giorni di seguito, il sabato finiva nel dirupo, pavo. E tu finivi nel dirupo. Oh, tutti i sabati a piangere. Che bambina cattiva. Ma figurati, ma che volevi che facessi? No. Non so, le suore mi avranno trovato, che ne so, a canticchiare nel corridoio. Beh. Ah, oppure mi sarò dimenticata di lavarmi le mani almeno 2 volte, perché loro volevano 2 volte, prima di andare a tavola. O sono arrivata con un fiocco troppo grande in testa. E ti facevano retrocedere per un fiocco? Come se la qualità della mia anima fosse inversamente proporzionale a quella del fiocco. Grande fiocco, anima piccola, mettili per bene sotto l'albero, te che chiacchieri tanto. No, a mezzanotte il 24 dicembre, nonna. Svizzera, eh? Sì, Svizzera. Scusa, ma perché non ti hanno cambiato scuola? Ma figurati. Era normale essere puniti a scuola a quei tempi, anzi, i genitori erano tutti contenti, punite, punite. Dovevo diventare una bella scimmietta ammaestrata. Ancora? Oh, che tempo impossibile. Di merda. Queste giornate, ma resteremo isolati. No, no, isolati non ci penso proprio e non dirò neanche per scherzo. Chi è quella? Chi? Sei tu. Ma no, è mia madre, l'ho tirata fuori stamattina. Volevo uscire, fare 2 passi, prendere un po' d'aria, niente. Allora mi sono detta, beh, tiriamo giù il presepe. E così mi sono ritrovata a mettere in ordine la soffitta. Un giorno o l'altro butto via tutto, è roba inutile. Oh, fa impressione. Stava lì, nascosta in mezzo ai quadri. Non ricordavo neanche d'averla, saranno 20 anni. Che dici, la incornicio? Ma sei bruttissimo quel vestito, fai nero. Certo che è brutto. Lo sai quando è nata? No. Il giorno della morte del suo fratellino. E per ricordare la triste coincidenza, l'hanno vestita a lutto, fin dalla nascita. Beh, sembra una vedova nana. Una vedova nana. Come dire che peccato, sei sopravvissuta a te, una femmina, una seconda scelta. Sarà per questo che sei sposata a 16 anni. Ma che uno si sposa a 16 anni? Lei si sarà potuta mettere finalmente un abito bianco. Ma che uno si sposa a 16 anni per mettersi l'abito bianco, sì? Scusa. Lei sì. Idea che cos'era. Era una delle donne più determinate che abbia mai conosciuto. Non si era messa in testa di diventare nobile? E c'è riuscita, sai. Ma cosa gliene importava? Beh, sai, la nobiltà, le feste, i balli, le prime a teatro. E sarà voluta rifare dei suoi anni da vedova. Barone un po' annoiato si invaghisce di ragazzina che studia canto lirico e se la sposa. Un grande matrimonio d'amore. Oh, un matrimonio d'amore non lo so. Ah, il buon nome della famiglia esige come erede, l'hanno fatto. E poi si sono fatti dispetti e ripicche fino alla morte. Dispetti e ripicche. Ma allora tu sei baronessa. Non me l'avevi mai detto che sei baronessa. Ma
Che bisogno c'era? Non si vede? Non ho l'aria della nobildonna? Non lo so, non le frequento, non posso fare paragoni. Allora anche io sono mezza nobile? Un quarto. Nonna, sono o non sono nobile? Marta, ma non ti sei mai interessata all'argomento? E se io fossi veramente la figlia del principe turco, come mi raccontavi da ragazzina, rispondimi. Ma ora che ti salta in testa. Ti ricordi quando ti chiedevo cosa fa il mio papà, tu che cosa mi rispondevi? Sei la figlia del principe turco, ma è un segreto segretissimo che non bisogna raccontare a nessuno. Senti, te lo ricordi? Favore, non ricominciamo con questa storia, Marta. E dimmi come ho fatto a crederci, una storia che quasi non stava in piedi. Ma volevi che ti raccontassi solo storie che finivano bene? Il principe della mezzaluna, potevi inventarti qualcosa di meno fantasioso. Ma ti com'è? Marta, dimmi. Ho cercato di regalarti qualche anno in più di serenità. Non me ne sono accorta. Ma che dovevo dirti ancora, scusa? Non so chi è tuo padre, forse neanche tua madre lo sapeva. Meglio. Senti, hai deciso di rimanere qua tutto il pomeriggio per torturarmi te. Pensi che mi diverta stare chiusa qua dentro e rompermi le palle? Vuoi davvero che esca sotto questo diluvio? No, io vorrei semplicemente che tu fossi un pochino più affettuosa con tua nonna. Ma santo cielo, almeno per Natale. Comunque è proprio brutta. Chi? Ma come chi? La bambina, tua madre, è brutta. Volevo vedere te se ti vestivo a lutto fin dalla nascita. Vabbè, è brutta. No, era bella invece, bella. Insopportabile, ma bella. Si chiudeva in camera, bisognava supplicarla, faceva tragedie per qualunque scemata. Ah, poi c'era il bacio. Uno la mattina, uno la sera, non uno di più e non uno di meno. Una volta a pranzo non mi ha mollato uno schiaffo perché mi era sfuggito un tralalà. Sì, tralala, tralala, uno schiaffo. Non si canta se non si è cantanti, è mio padre. Non si canta a tavola, pam, un altro schiaffo. E sbà! Ma tu dovevi metterti a cantare ancora più forte, nonna, gli dovevi spaccare le orecchie. Sì, così mi mandavano in collegio a tempo pieno, no, c'era poco da cantare. Lei sì, Ah, lei cantava. Adie. Da come le parli sembra che l'hai odiata tua madre. E invece ho rischiato di diventare come lei. Non perdere un po' d'affetto. E questo è il rischio dell'educazione. Ci si adegua. E tuo padre com'era? Ah, mio padre. Era un po' meglio? No, per lui le donne avevano un solo destino possibile. Sposarsi e far figli. E tu ti sei adeguata? Con rimpianto, sai. Con molto, molto rimpianto. Perché? Che cosa volevi fare? L'archeologa. Tu l'archeologa, ma va. Sì. Ma perché non l'hai fatto? Non potevo. Vabbè, se volevi potevi. Ho lottato, mi sono impuntata. Ma ti sei impuntata e allora? Guarda, una fatica. Ma lo sai dove voleva mandarmi lui? Dove? A quelli che si chiamavano istituti femminili, a imparare a cucinare, a ricamare, insomma, tutte quelle cose per diventare una brava moglie. E cosa gli hai detto tu a lui? Gli ho detto, no, non me ne importa niente di diventare una brava moglie. Io voglio fare il liceo classico. Brava, voglio fare il liceo classico. Sì, ma poi per fare il liceo dovevo andare a Roma. Mm-hmm. E lì non c'è stato nulla da fare, niente, no, per carità. Nonna. Che c'è? Ah, io niente cioccolatini ancora. Cosa? Cioccolatini. Il secondo. No, il quarto. È fondente. Ma meno? Senti, ho un calo degli zuccheri, mi sento debole, ma mi vuoi lasciare in pace? Ma puoi svuotare quelle tasche, per favore? Guarda che per un cioccolatino non è mai morto nessuno. No, per uno no, ma tu ti fai fuori una scatola al giorno, nonna. Come sei parca, svizzera e parca. Ecco, ora non so più che stavo dicendo. Che non hai voluto fare più niente. Non è che non ho voluto, non ho potuto. Me lo chiedo. No, non te lo do. Mi sarei dovuta trasferire perché archeologia non c'è. Ma qual era il problema? Ma una donna sola in una grande città. Ma improponibile. Ma tu dovevi insistere. Non ce l'ho fatta, Marta. Non ce l'ho fatta. E ti pareva? Sì. La gente come me ha il destino delle bottiglie di plastica. Perché? Che destino hanno le bottiglie di plastica? Qualcuno, il vento, ti butta nel fiume. E tu riesci a galleggiare. E già questo ti sembra una vittoria. E così vai avanti facendoti trasportare dalla corrente e ogni tanto, grazie a un sasso oppure a una radice, ti fermi. Te ne stai un po' là, sballottato dall'acqua. Poi l'acqua sale, ti liberi e continui a farti portare dalla corrente. Se il fiume è tranquillo, stai sopra. Se ci sono le rapide, vieni sommerso. Non sai dove stai andando né mai te lo sei chiesto. Ti basta stare a galla. Ma si nasce bottiglie di plastica o lo si diventa? No, io ho fatto così per tutta la vita. Mi sono tenuta a galla.
E galleggiando, galleggiando, ti sei arenata sul nonno e te lo sei sposato. Che ci facciamo di buono da mangiare? Ti va una bella pasta e ceci? Nonno, ma sei come un cane, tu pensi sempre alla pappa. Ti ho chiesto del nonno, parlami del nonno. Che c'è da dire del nonno? Ma come, che cosa c'è da dire? Mica l'avrei conosciuto in un'agenzia di cuori solitari io. E ora che ti salta in mente? Non ero mica brutta, sai. Li ho rifiutati io, tutti. Occhi acquosi, mani molli, uno schifo. Ma il nonno com'è arrivato? Ma un giorno che è caduta la neve. Vedi, questo è proprio un bel inizio romantico. Neanche un po', è arrivato per caso. Oh, mi piace. Vai avanti, racconta, dai. Niente pasta e ceci. Un cioccolatino. No. Il nonno. Il nonno. La neve e poi? Non era venuto neanche per me, sai. Doveva parlare con mio padre, doveva occuparsi della vendita della sua ditta. Non lo so, non me lo ricordo, robe da fare. E com'era il nonno? Com'era? Silenzioso. Noioso. Vedovo. Vedovo? E com'è morta la prima moglie? Non lo so, non ne parlavamo quasi mai. Sarà morta di noia. Questa è un'ipotesi da prendere in considerazione. È certamente morta di noia. Guarda. Ma scusa, ma se era così noioso, ma tu che cosa ci hai trovato nel nonno? Ma era diverso, capisci? Era riflessivo. Ah. E poi mi ascoltava quando parlavo, non mi era mai successo prima. E non aveva le mani molli lui. Non mi sembra un buon motivo per sposarsi con un uomo. A quell'epoca uno così. Era già un miracolo. Me lo sono sposato e me ne sono andata via di casa, finalmente. Siamo andati a vivere all'Aquila, nella casa di famiglia. Nella casa dove stava con la morta. Una casa sinistra, Mobili enormi, neri, armati che scricchiolavano da tutte le parti, fischi nei corridoi. E magari c'era anche una suocera barbuta che vi inseguiva. No, quella me la sono risparmiata. Ero io la regina della casa, Jerry. Dai, sembra un film dell'orrore, racconta. Dai, avanti, dai. Cosa? Ma il pane. Almeno il pane, l'abbiamo levato dal freezer. No, il pane no. E se magari mangeremo grissini stasera, nonna? Per una volta che mi racconti qualcosa. Ma se non ci sei mai, con chi parlo? Coi muri? Ti dimentichi di me come un ombrello. Non fare la lagna. No, non faccio la lagna, è la verità. Vabbè, per una volta che siamo qua in casa, che non sappiamo cosa fare, racconta, approfitta. Senti, io sono stanca. Una casa che si ce l'ha. Un marito con cui non parlare, ma mi dici come hai fatto a resistere? Si doveva resistere. E la sera che cosa facevate? Io ascoltavo la radio. E lui? Classificava coleotteri nel suo studio. Che noia. Ma almeno, non lo so, litigavate qualche volta. Ma se non ci parlavamo quasi mai. E quando non ascoltavi la radio cosa facevi? Ah, aria, delle lunghe passeggiate. Non ti dico le chiacchiere. Perché? E non c'erano abituati gli aquilani. Una donna che passeggiava da sola in una grande città poteva significare una cosa soltanto. Ma la femmina. Il nonno che ti diceva: tu sei una mala femmina. Il nonno non si accorgeva di niente. Era troppo occupato a classificare i coleotteri. Io mi sarei separata subito. Non c'era la separazione, Marta. Non c'era il divorzio. E poi non c'era motivo. Era buono. Io ero troppo giovane e conoscevo troppo poco la vita per capire che la bontà, se non è legata a una forma profonda di bene, dilaga facilmente in una specie di noia. Una noia gentile. Una noia gentile. E come fai a ribellarti a una noia gentile? Non ha mai alzato le mani su di me, non correva dietro alle sottane. Ma come parli, non correva dietro alle sottane? Vabbè, non era un puttaniere, non mi ha mai fatto niente. Mi sembra che una figlia l'avete fatto. Ho già bucato. Mi sono dimenticata che devo ritirare il bucato dal giardino. Nonna, sta diluviando da 3 ore, dove vuoi andare? Beh, mi metterò l'impermeabile, no? Nonna. Che c'è? Non c'è una sua foto in tutta la casa. Marta. Una foto di mia madre. Ma scusa, quella sull'altalena? Quella è una bambina di 3 anni, nonna. Una foto di mia madre da grande. Perché non ci sono sue foto? Perché non me ne parli mai? Senti che aria. Si deve essere spalancata la finestra di là. Vada a chiudere, vai. Nonna, ti sto parlando di mia madre. Per favore, vai a chiudere la finestra. Ma mi dici che cosa ti ha fatto di così terribile? Per favore. Ma perché non me ne parli mai? Perché non mi parli di lei? È tardi. Ma tardi per cosa? Senti, sono cose lunghe. A me col buio poi mi viene la tristezza. Poi devo mettere su la cena. Ci vai o no a chiudere la finestra? No, ci vai tu a chiudere quella finestra. Oh! Non ti permetto di parlarmi con quel tono, eh? Io uso il tono che mi pare. Ora esageri. Stai diventando insopportabile anche tu, eh? Se ti do tanto fastidio, me ne vado. Sì. Anzi, sparisco dalla tua vita, sei contenta? Non saprai più niente di me, va bene? Ora non fare la tragica. Ma dobbiamo
contenta di niente qua dentro, eh? Sempre! Ma Marta? Ma tesoro, che c'è? Voglio andare da uno psicanalista! Voglio andare da un cazzo di psicanalista! Marta, per carità! Perché? Che ne sai? Ne so abbastanza. Ci sei andata? No, non io. Si vede. Tua madre ci è andata per quasi 10 anni. Perché ci andava? Da chi andava? Non me l'hai mai detto. No, guarda, sono cose lunghe, non ne parliamo, per favore. Uno che gli ha rovinato la vita, uno che non era neanche un medico. Gli ha fatto perdere tutto. Gli amici, l'università, la casa. La casa? Quale casa? Quella dove sei nata tu. Io non me la ricordo la casa. Meglio. Io non mi ricordo niente, nonna, mi dici perché io non mi ricordo niente. Senti, guarda, una volta sono venuta per caso a vedere come stavi. Non t'ho trovato per terra a quattro zampe col pannolone pieno in mezzo alla gente che dormiva intorno. Non parliamo di questa cosa, per favore. E chi era quella gente? Con chi viveva? Non chiederlo a me. Ma come non chiederlo a me? Ma mi dici a chi lo devo chiedere? Non parlavate fra di voi, voi non vi vedevate. No, non è vero, ci vedevamo. Quando potevamo ci vedevamo. Quando voleva lei. Lei non ti voleva vedere? Non ho detto che lei non mi voleva no, vedere. No, l'hai detto con un tono come se lei non ti volesse vedere quando voleva lei. Senti, io ho fame. E io me ne vado. Come? Esci. Vado via da qua. Ma se stai diluviando. Vado via. No, non capisco. Io non ce la faccio più di tutto questo beige, beige. No, ho bisogno di aria. È colpa mia, ti sto troppo addosso, vero? Ti soffro. Non sei tu che mi soffri, che è che a me qui mi manca il respiro, io qua dentro non respiro più. Ma scusa, dove vorresti andare? Non lo so, fuori, lontano. Ma lontano dove? In America. E perché proprio in America? Perché c'è un oceano in mezzo. Non dire così, non essere ingiusta, eh? Beh, almeno imparo un'altra lingua e non perdo tempo. Guarda che perdere tempo non ha importanza. L'importante è avere capito il senso di quello che si fa. Tu? Proprio tu che mi parli di senso. Ma l'hai vista la tua vita? Sempre dura, eh? E come dovrei essere? Non so chi è mio padre. Non so niente di mia madre. E tu mi parli della bora, delle foglie, della cena. Parlami di lei. Vorrei sapere chi era mia madre. Vorrei sapere perché è morta. Lo sai com'è morta? Non ho detto come. Non ho detto come. Voglio sapere perché. So che fra le tante cose possibili c'è anche questa. Fra 6 o 7 mesi potrei non essere più qui ad aprirti la porta. Tua madre. Avevi ragione a dire che non volevo affrontare l'argomento. Era il pudore a frenarmi e l'egoismo. Pudore perché parlando di lei avrei dovuto parlare di me. Egoismo perché io speravo che tutto l'amore che ti davo sarebbe stato sufficiente a coprire la mancanza del suo. Dov'è la valigia rossa? La 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 la
pelle, ma cosa importa se è di pelle? Quella rossa, grande! Quella di Hermès impunturata a mano che ci hanno regalato per i 25 anni di matrimonio? Ho capito! Mi va bene anche il carrello della spesa, dei sacchetti di plastica, mamma, dammi quello che ti pare! Ma che ci devi fare? Devo riempirli! Che altro ti porti via? Niente di tuo, a parte questo. Oh là là, che strascico! È il tuo velo da sposa, vero? Ci posso fare una tenda? Sì, sì, ci pensiamo dopo. Intanto vatti a cambiare, vai. Mi dici dove li trovo dei sacchetti di plastica non di Hermès? Infilati un paio di scarpe, Ilaria. Sì, una tenda mi ci viene. Ho capito, faccio da sola. Sì, ma mettiti le scarpe. Stanno per arrivare in Morpurgo con Riccardo. Ho fatto un soufflé di fontina. Riccardo? È figlio del Morpurgo, non è possibile che non te lo ricordi, eh? Ah, sì? Beh, avete giocato insieme a Parcola da piccolo. Riccardo? Si è appena laureato in legge. Ma che bravo! Con 110. Bravo, bravo, bravo. Salutalo e fagli tante congratulazioni da parte mia. Ma che fai? Te ne vai? Non resti a cena? Mamma, non sai quanto sarei rimasta volentieri. Ma non si può! Ma non puoi fare così, non si fa, non si fa! Mi ha chiamato Clara, l'esame di teoretica è domani mattina, io devo andare, devo tornare a Padova subito. Ma se sei arrivata ieri? Lo so, mamma, mi dispiace tanto, ma il professore era malato, io credevo che avrebbe rimandato la sessione, invece... Invece che? E invece no, devo assolutamente fare questo esame. L'esame, eh? L'esame, sì. Tuo padre ci resterà male. Pazienza. Ma è il suo compleanno. Fagli tanti auguri. Ilaria, capita una volta l'anno. Anche il mio compleanno capita una volta l'anno. Ed è il terzo anno che se lo dimentico. Ma lo sai che ha tanto da fare? Anch'io ho tanto da fare, sono impegnatissima. Ma non avevi dato l'esame di teoretica il mese scorso, te? Ho dato l'esame di teoretica il mese scorso? Me l'hai detto te. No, era storia della filosofia. E comunque il professore di teoretica è quello che mi ha dato la tesi. Deve darmi dei libri da consultare. Dobbiamo parlare di cose importantissime. Io devo andare, devo tornare a Padova subito. Sei al sesto anno, Ilaria. Quando pensi di laurearti? Mi vuoi fare la predica? Dai, avanti con la predica. No, 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 non voglio farti la predica, ma sono preoccupata. E perché ti dovresti preoccupare? Ma come una banderuola, non c'è concretezza nella tua vita, non c'è un'idea di futuro, niente. Se il futuro è ridursi, come ti sei ridotta tu, preferisco non averla un'idea di futuro. Cosa c'è che non va nella mia vita? E me lo chiedi? Se me lo spieghi forse capisco meglio. Tu non lo senti che c'è odore di formalina qui dentro? È un museo delle cere, mamma, questa casa è un museo delle cere. C'è odore di mummie, di cose conservate troppo a lungo. Il tuo massimo orizzonte è il guscio della lumaca. Te ne stai chiusa nella casetta, le buone letture, le amiche del tè, le cose che si devono dire, le cose che non si devono dire. In piedi alle 8 già con le perle al collo. Non le porto da un secolo le perle. Solo perché te le hanno rubate. Ah, ora si giudica una persona da quello che porta al collo. Ma tanto Ilaria te mi metti sotto processo per qualsiasi cosa faccio. Per quello che fa? Ma perché tu che cosa fai? Mamma, fai qualcosa. A te di quello che succede nel mondo non te ne frega niente. Milioni di bambini stanno morendo di fame, ma a te che cos'è che ti importa veramente? Il soufflé. Che venga bene il soufflé. Per la cena con i Morpurgo. Non dire cose sconvenienti, non fare cose sconvenienti. Ecco quello che ti importa. Ma la vita è sconveniente, mamma. Tu credi che la mia vita sia soltanto un soufflé? Non mi hai mai dato modo di pensare qualcosa di diverso. Ilaria, mi fa male sentirti dire queste cose. Mi fa male. Mi dispiace, non posso farci niente. Mi fa male al cuore. Il cuore è un muscolo. È solo un muscolo. Va allenato. E ora che c'è? Ma che c'è? Oddio, io non so più che fare con te, ma... Ma dico, tesoro, ma parla, ma dimmi qualcosa, dimmi quello che ti tormenta. Ma io non so più che fare, figlia mia. Dai. Ilaria. Mamma. Parliamo. Scusa.
andare, è tardi. È tardi. A tanti anni di distanza, questo è l'episodio della vita con tua madre che mi torna con più frequenza in mente. Ci penso spesso perché è l'unico in cui ho avuto la possibilità di mettere in atto un cambiamento. Cambiamento. Tua madre era scoppiata a piangere, mi aveva abbracciato. In quel momento nella sua corazza si era aperto uno spiraglio, una fessura minima nella quale io sarei potuta entrare. Perché non l'ho fatto? Perché non l'ho fatto? Se l'avessi fatto, se avessi saputo amarla veramente, io non sarei potuta diventare un punto fermo nella sua vita. Ma per farlo avrei dovuto avere coraggio, forza, avrei dovuto... Non lo so, io so solo che non l'ho fatto. Per vigliaccheria, per falso senso del pudore, è che bisognava agire, agire. L'amore, per esistere, ha bisogno di gesti precisi, forti. La verità, Marta, è che io avevo paura di essere coinvolta. Io riuscivo a stare a fianco delle cose, non dentro. C'è un confine sottilissimo. Passarlo o non passarlo è questione di un attimo, di una decisione che si prende o che non si prende. E della sua importanza ti rendi conto soltanto quando l'attimo è trascorso. Idea della cera. Sì, va bene, alzati, tanto lo sappiamo, è tutto quello che dico non va bene. Bella cera. Anche tu hai davvero una bella maschera di cera. Sì, va bene, alzati. No, non va bene. Dimmi piuttosto com'è andata. Cosa? Come cosa? Quel lavoro che ti avevano promesso. Mamma. Sei ubriaca te, eh? Ho conosciuto una persona straordinaria. È vero, mi stai prendendo in giro? E mettiti le scarpe. Straordinaria. E dove l'hai conosciuta questa persona straordinaria? Qui a Trieste? No, a Padova. E com'è? Ti piace? È carino, un bel ragazzo. Non è un fidanzato. Peccato, ci speravo. È un terapeuta, un analista. Ci mancava l'analista, eh? Sto a pezzi. E come l'hai trovato l'analista? Un'amica. E di che scuola è? E di che scuola è? Junghiano, freudiano. L'ha fondata lui. Ma che vuol dire l'ha fondata lui? È vietato. E come lo paghi l'analista? Fino a quanti mesi mi hai allattato? Ho fatto una domanda, Ilaria, rispondimi. Fino a quanti mesi mi hai allattato? Non ti ho allattato. Non mi hai allattato. Non avevo latte. Certo. Avevi una balia. Certo. Ma certo che milioni di bambini sono cresciuti con le balie. Tira fuori gli album. Ma di che? Di foto. Foto mie da bambina, 6 anni, 7, compleanni, comunione, foto. Ma lo sai, sono in salotto, no? Ci sono 3 foto in tutto, io avevo meno di 4 anni. Dopo? Dopo non sono stata bene, poi a me questa mania di fotografare... Che cosa hai avuto? Che cosa hai avuto? Un esaurimento. Cosa mai poteva turbare la tua privilegiata vita borghese? E il tuo analista che parla in questo modo ridicolo? E mio padre giocava con me? Non me lo ricordo. È importante per me, mamma, è importante. Guarda che 20 anni fa i padri non avevano molti rapporti con i bambini.
Mi avete lasciata completamente sola. No, non sei mai stata sola, Ilaria. Poi mi sono ripresa e ho ricominciato a occuparmi di te. Occuparti di me? Sì. Ma lo senti come parli? Che cos'è un cane? Perché non mi ricordo niente? Cosa facevamo noi quando ti occupavi di me? Ma quello che fanno tutti, ti portavo fuori, non lo so, andavamo alle giostre. E papà non è mai venuto con noi? Ma papà lavorava. Anche la domenica? Qualche volta, se il tempo era bello, andavamo a passeggiare al Miramare. È stato un colpo di fulmine il vostro o un incrocio di convenienze? Ilaria, dove vuoi arrivare? Io vorrei semplicemente sapere perché tu e tuo marito avete deciso di mettermi al mondo. Senti, io non lo so che idee ti mette in testa questo signore. Se servono a darti un po' di serenità, ne sono felice. Ma per il momento non mi sembra, eh? Hai lasciato l'università da 2 anni. Non fai niente. Dici che sei troppo depressa per cercare un lavoro. Ti occupi solo di indagare i tuoi moti interiori. Ma mi dici dove vuoi arrivare? A trovare qualcosa che assomiglia a una specie di equilibrio. Guarda che a forza di guardare il proprio ombelico si finisce per caderci dentro. Senti chi parla, tu di che cosa ti sei occupata nella tua vita? Perché io non mi ricordo niente. Niente, niente. Né di te né di papà. Le giostre. Andavamo alle giostre. La domenica, quando c'era tempo, andavamo a passeggiare al Miramare. 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 Io sarei stata per sempre la colpevole e lei per sempre la vittima. Io non volevo passare come colpevole, le cose sarebbero venute fuori in modo sbagliato. Ma ora sì. Sì, ora lo devo fare. Ma per raccontare una storia, questa storia, per capirne le ragioni, bisogna partire dall'inizio. Io devo partire dall'inizio. Dall'isolamento. Marta, io sono cresciuta nell'isolamento. E ho continuato a vivere così, anche dopo essermi sposata. Augusto aveva fatto come quegli uccelli che in primavera cantano più forte per indurre le femmine a fare il nido insieme a loro. E una volta assicuratami al nido, aveva smesso di interessarsi alla mia esistenza. Ma quello che non sai, che non ho avuto mai il coraggio di dirti, è che io, dopo 3 anni di matrimonio, avevo una sola idea in testa, quella della morte. Più passavano gli anni, e più Augusto rassomigliava a un coleottero. I suoi movimenti non avevano più nulla in mano. Non erano fluidi, erano geometrici. Ogni gesto procedeva a scatti. E così la voce era priva di timbro e usciva con un gorgoglio metallico da qualche punto misterioso della coda. Si interessava degli insetti e del suo lavoro in modo ossessivo, ma oltre a quelle 2 cose non c'era nient'altro che gli provocasse un benché minimo trasporto. Un giorno, tenendolo sospeso tra le pinze, gli mostrò un orribile insetto, un grillo talpa. Guarda che mandibole, mi disse. Con queste può mangiare davvero di tutto. La notte sognai Augusto con quelle mandibole. Un grillo talpa enorme. Divorava il mio vestito da sposa come fosse stato cartone. Mi era presa l'ossessione che gli insetti di Augusto non fossero morti.
La notte io sentivo il crepitio delle loro zampe in giro per la casa, camminavano dappertutto. Camminavano dappertutto. Si arrampicavano sulle carte da palazzo. Stridevano sulle piastrelle della cucina. Sciavano sui tappeti del salotto e io stavo lì a letto con gli occhi sbarrati. Io come... terrorizzata, trattenendo il fiato e aspettando che da sotto allo spiraglio della porta entrassero nella mia camera. Ad Augusto cercavo di nascondere questo mio stato. La mattina, con il sorriso sulle labbra, gli annunciavo ciò che avrei fatto per pranzo. Continuavo a sorridere finché non ero uscito dalle porte. Lo stesso sorriso lo accoglievo al ritorno. I matrimoni a quel tempo erano quasi tutti così. Dei piccoli infermi domestici, in cui prima o poi uno dei due doveva soccombere. Piccoli infermi domestici. Spavento. Ma non potevi entrare dicendo non lo so, buongiorno mamma, come stai? Ho bisogno di soldi. Lo sai da quanto non ti fai viva? Ti ho chiamato e non rispondi mai. Per favore mamma, ho bisogno di soldi. Ma come li hai spesi? Pensi sia facile vivere con quello che mi passi? No, ti do troppo poco, non ti do abbastanza. Non ti do abbastanza? È una miseria. E ci sei andata a quel colloquio? Ilaria, ti ho fatto una domanda, rispondimi. Ma guarda che mi sono fatta in quattro per farti incontrare il direttore della biblioteca. Ho perfino invitato a cena lui e quella cafona della moglie. Era un lavoro di merda. Ma come fai a dirlo? Ma come fai a dirlo se non hai neanche cominciato? Pagavano una miseria. Dico, ma poteva essere un inizio, un primo passo. E smettila di guardarmi così, rispondimi. Quanti giorni hai lavorato in vita tua? Ah, credi che sia stato facile per me rinunciare alle mie ambizioni? Sai che ambizione è lavorare? Sì, ai miei desideri. Pensi che non mi sarebbe piaciuto lavorare? Pensi che sia stata io a decidere di non lavorare? E ascoltami almeno, dove te ne vai? Io non ti sopporto quando fai così, non ti sopporto, basta! E ora che hai? Che hai? Niente. Hai vomitato, niente? È normale. Ma hai vomitato? Nel mio stato. Dicono che è normale. Mi ci devo solo abituare, poi passa. Ilaria. Hai capito benissimo, non fare quella faccia. Stai scherzando? No, non sto scherzando. Pare che tu debba diventare nonna. È vero. Fai finta d'essere contenta. È una notizia bellissima. Non mi chiedi chi è il padre? Aspetto che me lo dica tu. È un ragazzo che ho conosciuto quest'estate in Turchia. Un turco? Un turco. Un turco, un italiano, un marziano, ma che importa, mamma? Ho 30 anni, volevo un figlio e l'ho fatto. E spero che sia un maschio. L'infelicità segue la linea femminile, come certe anomalie genetiche. Ma tu che ne sai? L'ho letto da qualche parte. Lo sai, quando penso alla tua vita e alla nonna, quel poco che ne so, mi vengono in mente i fuochi d'artificio, ma non quelli che esplodono in aria tutti colorati, no. Quelli che cadono a terra e scoppiano senza fare luce. Spero che sia un maschio, sì. Così forse per lui sarà più facile liberarsi da un destino di insoddisfazione e di tristezza che ci è stata trasmessa col sangue. Speravo di non averti trasmesso solo infelicità. Spezzare l'anello, far entrare aria diversa, è questo il segreto del ciclo delle vite. Spezzare l'anello, uno sforzo terribile, terribile. E il bello
Eh sì, il bello è che non possiamo sapere quale sarà il risultato. Sei proprio sicura di avere preso tutto? Sì. Le scarpe da pioggia? No. No. Io le scarpe da pioggia per andare a New York non le porto. Vuoi che vada in giro come una lumaca che mi porto tutto dietro? Se ho bisogno di qualcosa la compro lì. No. È arrivato il taxi? No. Arrivo! Nonna, rimani in casa. Ciao. Ma scusa, te ne vai così? Che devo fare? E non mi dai neanche un bacio. Te lo do quando ritorno. Ma un bacio? La parte sinistra del mio corpo non risponde più come una volta. Testamento? No. Piuttosto qualcosa che ti segua negli anni. Qualcosa che potrai leggere ogni volta che sentirai il bisogno di avermi vicino. Per avere lasciato dietro di me tante persone. Io so ormai che i morti pesano non tanto per l'assenza, quanto per ciò che tra loro e noi non è stato detto. C'è nessuno? C'è nessuno in casa? Mi hai portato la bimba! Ma guarda che tesoro, ma guarda che cos'è! Ti dispiace l'allatto e te la lascio per un paio d'ore? Mi dispiace, mi fai felice, ma com'è cresciuta, eh? No, non ti avvicinare troppo, per favore. Si innervosisce quando c'è gente intorno mentre prende il latte. Beh, l'hai allattata in un sitino in piazza in mezzo a 3.000 persone, io forse faccio meno chiasso, ma quant'è carina! E tu cosa ne sai? T'hanno visto? Non potevo non andarci. Non è mica giustificarti, è figlia tua, saprai quello che fai, no? Ma che bella ambientina di pettegole nulla facenti che frequenti. Ah sì, pettegole e anche nulla facenti, come me. Non credo di contribuire granché al progresso del genere umano. E tu? Perché credi sia venuta oggi? Beh, a farmi una visita, no, era una battuta. Ah, non li leggi i giornali? Oggi non sono uscita. Hanno occupato i magazzini al porto. Ma tu che c'entri? Ma come cosa c'entro, mamma? Ci riguarda tutti. Comunque non ti preoccupare, te la lascio al massimo per un paio d'ore. Ma puoi lasciarmela tutta la giornata se vuoi.
No, tra due ore vuole il latte di nuovo. Ilaria, dovresti abituarla a degli orari. E perché? Per darle delle regole. Ah, sì, le regole, fondamentali le regole. Ma guarda che sei gialla in faccia, sei consunta, non hai più un filo di grasso addosso, sei cava, ti prosciughi così. Io non sono mai stata così bella in vita mia, mamma. Dovresti fare almeno, non lo so, una cura di ferro. Guarda che si vede lontano un miglio, questa che sei anemica e che non dormi. La darò al lupo nero. Dalla alla nonna che è meglio. Molto più rischioso. Meglio il lupo nero? Meglio, molto meglio. Se tu cominciassi a svezzarla, potresti lasciarla da me anche un paio di volte alla settimana, no? Su e giù da Padova a Trieste per sballottarla come un pacco. Ma io non capisco che ci fai ancora a Padova. Non studi, non lavori, ma perché non vieni qua da me? E la mia vita? Mamma, ti comunico che nella mia vita non c'è solo Marta. Il mio impegno quotidiano non finisce con Marta. Sono occupata su mille altri fronti, sì, io. Sì, sì. Ma però potresti anche concentrarti su qualcosa di più concreto, no? Oh sì, sposarmi con un ingegnere o no, molto meglio un avvocato. Il figlio di Morpurgo, Renato. Riccardo, Renato. Sta facendo una bellissima carriera. Che peccato, ce lo siamo lasciati scappare. Eh sì, si è sposato la settimana scorsa, purtroppo. Tu pensavi davvero di combinare l'affare? Beh, scusa, non mi sarebbe dispiaciuto, che c'è di male? Marta Morpurgo. Solo a pensarci mi vengono i brividi. Gli abitini appunto d'ape. E la domenica? Tutti a pranzo dai suoceri. Senti, te lo dico per l'ennesima volta. Quando glielo dici? A chi? Ma come a chi? Al padre. E perché glielo dovrei dire? Ma dico, come pensi di andare avanti? Non ho il suo indirizzo. Guarda che i figli hanno bisogno dei padri. Hanno bisogno dei padri. Il mio è come se non fosse mai esistito. Non si è occupato di me. Guardami. Sono ancora viva, no? Ma che dirai a Marta quando ti chiederà di lui? Che era una persona meravigliosa, che ci siamo conosciuti un'estate in Turchia e che ci siamo amati, mamma, anche se per poco. Ma se è una persona meravigliosa, come dici tu, perché a Marta non deve conoscerlo? Ma vuoi dirla la verità una buona volta? Eh? È sposato, ha dei figli, è per questo. Le cose sono andate così. Le cose possono cambiare oggi. I figli sono della madre oggi. Marta si dovrà accontentare solo di me. Bene, ci vediamo. Fai ciao ciao alla nonnina. Ma avevi detto come la lasciavi. È abituata al chiasso. Si diverte. Molte instabilità, molte inquietudini. Le venivano proprio da questo. Non me ne ero mai resa conto. La finzione in cui l'avevo fatta crescere mi era sembrata perfetta. Ma non si sfugge alla falsità e alle bugie. O meglio, si può sfuggire per un po'. Poi quando meno ce lo si aspetta riaffiorano e ti travolgono. Ti ricordi? Ti travolgono. Era poco prima di Natale. E tu mi hai rinfacciato ancora una volta quella storia, quella che ti raccontavo quando eri piccola, quando ti dicevo che eri la figlia di un principe turco. Davvero sono la figlia di un principe, mi dicevi. Sì, dicevo io, certo, ma è un segreto, segretissimo, un segreto che non devi dire a nessuno. Un giorno sei tornata da scuola piangendo e hai gridato bugiarda e ti sei chiusa nella tua camera. Avevi scoperto la menzogna e da allora me l'hai sempre rinfacciato, giustamente. Bugiarda, hai continuato a ripetermi. Bugiarda. Bugiarda potrebbe essere il titolo della mia autobiografia. Bugiarda. Bugiarda, sì. Bugiarda. Bugiarda. Ernesto.
È arrivato il momento di parlarti di Ernesto. Io l'ho incontrato già la prima sera, nella sala a pranzo della pensione di Corretta Terme. Ero andata a passarci le acque, nella speranza d'avere un figlio. Stava parlando di politica, tutto infervorato. Il tono della sua voce mi ha dato subito fastidio. Durante la cena ho pensato, ero seccata. Il giorno dopo non ho scoperto che era lui il medico delle terme. Sbagliamo davanti a lui. Io ho cominciato a sudare come se avessi fatto un grande sforzo. Mentre mi sentiva il cuore, è scoppiato in una risata. Oh là là, signora, che spavento! Soffiavo di tachicardia. Io mi ricordo che ero furiosa. Io pensavo, ma perché mi agito tanto? È un medico, fa il suo dovere. Ero arrabbiatissima. Così nacque tua madre e per 4 anni fui una donna felice. Eravate felici. Eravate felici. La notte in cui Ernesto morì, Augusto dormiva accanto a me con la bocca aperta. A un tratto fummo svegliati da un forte rumore. Era crollata una mensola dell'armadio e solo più tardi scoprì che proprio alla stessa ora di quel crollo, correndo nella nebbia, la macchina di Ernesto era andata a scontrarsi contro un platano. Ilaria aveva 4 anni e io scivolai in un esaurimento profondissimo. Tutto a un tratto mi ero resa conto che la luce di cui avevo brillato in quegli anni non veniva dal mio interno, era soltanto riflessa. E la felicità, l'amore per la vita che avevo provato in quegli anni con Ernesto, non mi appartenevano veramente. Io avevo soltanto funzionato da specchio. Ernesto emanava luce, io la riflettevo. Scomparso lui, tutto era tornato opaco. La vista di Laia non mi dava più gioia, mi irritava. E lei se ne accorse e cominciò a diventare capricciosa, prepotente. E io cominciai a uscire tutti i giorni. E camminavo per l'altipiano, oppure scendevo giù, mischiata tra la folla. Camminavo avanti, camminavo indietro, camminavo. Perché
cercavo una specie di sollievo. In quel momento di Ilaria non me ne importava assolutamente nulla. È stata questa la mia vera colpa. Avere privato Ilaria del mio amore. Questo volevo sapere. Idiota. Ma abbiamo altro a disposizione, no? E allora, buona festa, mamma. Come sta Marta? Bene. E perché non l'hai portata? Non è voluta venire. Neanche sabato scorsa, perché? Ma lo sai come sono i bambini. Ma dico, ma neanche l'altra volta. E ci tiene ad andare all'asilo, mamma. Non ho mai conosciuto bambini che ci tengono ad andare all'asilo. Non dipende dall'asilo. No, dipende da tante cose. Marta con me sta benissimo. Evidentemente non sta bene con non me. Non è vero. O tu non vuoi farmela vedere? È una tua fissazione. Senti, piantiamola. E mangiamo insieme? Sì. Apparecchio fuori, così senti anche la signora Ratzman. No, aspetta. Beh, mi ha regalato una peonia ad un rosa. Mamma. Beh, non so dove piantarla. Che dice? La metto sotto la ginestra. Ho trovato lavoro. Hai trovato un lavoro? Sì. Ma allora dobbiamo festeggiare. E che lavoro è? In un consultorio. Te la ricordi, Laura, la mia amica? Mi ha detto che hanno bisogno di un terapeuta. Un terapeuta? Sì. E saresti tu? Certo. Ilaria, scusa, ma non hai titoli. Ho fatto 10 anni di analisi e un anno intero di analisi didattica. Sì, con quel farabutto, non mi parlare di quel farabutto, con tutti i soldi che ti ha spillato. Mamma, non ricominciare. Terapeuta, dovrebbero metterlo dentro per circonvenzione di incapace. Sarei io l'incapace? Ma scusa, ma ti sei messa in testa che ti ha preso in giro, che l'ha sfruttato? Ma quale analisi didattica? Io speravo che ti fossi accorta finalmente della persona con cui hai avuto a che fare. E poi, Ilaria, ma come pensi di curare qualcuno nello stato di confusione in cui sei? Grazie. No, scusa, parliamo. Tanto tu hai già emesso la sentenza, come sempre, io sono un'incapace. Non ho detto questo. L'hai detto. Ma scusa, posso essere almeno sorpresa? Hai frequentato l'università e non ti sei laureata. Io non pensavo. Ma che c'è? Ilaria! Uccidila! Ma che ti succede? Ma che ti succede, figlia mia? Che ti succede? Sono piena di debiti. Non so più cosa fare. Non dici niente. Dimmi qualcosa. Sei venuta ancora a chiedere soldi. A chi li devo chiedere? Ma Ilaria, ma io non sono una banca svizzera. In questi anni ti ho dato tutto quello che potevo. Ma ora pensavo che sei abbastanza grande per essere responsabile delle tue azioni, no? Devo lasciare la casa. La casa? Vengono a mettere i sigilli. Hai ipotecato la casa? La nostra casa? Quella che ti ho regalato, che ti ho intestato? Ti prego, mamma, sono in mano agli usurai. Era tu. Te l'ho regalata. L'hai perduta. La faccenda non ti riguarda più. Tu mi hai sempre odiato. Sì. Da quando sono nata. Credi che non me ne sia accorta? È tutta colpa tua. Tu hai di papà. Mai una volta che mi abbia dato una mano. Mai una volta che mi abbia chiesto c'è qualcosa che posso fare per te? Mai. Per lui sono stata solo un peso, una fallita. Credi che non me ne sia accorta? Se non volevate dei figli, perché mi avete messo al mondo? Neanche da morto si è ricordato di me. Mi ha lasciato una mia.
miseria, perché? Perché? Di che cosa ha voluto punirmi? Di cosa? Di non essere una stronza! Piccolo borghese come voi due! Non era tuo padre, non ti doveva niente. Che cosa hai detto? Che cosa hai detto? Non ti doveva niente. Ecco. Perché non le sono corsa dietro? Perché non ho fatto niente per fermarla? Ero impietrita. Impietrita dalle mie stesse parole. Quel segreto che io avevo custodito per anni, all'improvviso era venuto fuori. Ero impietrita. Quel pomeriggio stesso, alle 6, una pattuglia della polizia stradale venne ad avvisarmi dell'incidente. Come sei fredda, tesoro. Hai le mani di tuo padre, le mani di Ernesto. Mani belle, lunghe. L'hai conosciuto, sai? L'estate al mare. Eri piccola e non te lo puoi ricordare. Era quel bel signore alto, con i capelli scuri, che ci passava accanto, come per caso. Ti sorrideva e inclinava la testa, come hai sempre fatto tu. Tutti i tuoi gesti mi ricordavano di lui, perfino come ti alzavi la mattina. Sai, noi ci potevamo vedere così di rado, ma c'eri te che me lo ricordavi, ogni giorno. Tesoro, io ti devo dire una cosa. Mi senti? È vero che mi senti? Io devo dirti che Augusto non è che non ti voleva bene, forse lui non sapeva voler bene a nessuno, non era capace, ma lui lo sapeva di te, l'aveva capito, e non ha mai detto niente, e non ha mai detto nulla a nessuno, ma ti voleva bene. Sorridi, è vero che sorridi, devi farcela. C'è Marta, non ti devi preoccupare per lei, non ti devi preoccupare per niente, perché io le ho detto che sei partita per un viaggio. Tornerai presto e staremo insieme, tutte e tre. Sai, la vita può cambiare. Io farò tutto quello che posso. Io non ti farò più mancare nulla. Nulla. Io lo so che ti ho trascurato e che... È vero che ti ho lasciato sola, lo so, è vero, io ti ho lasciato sola, però io farò... Ilaria. Anni non ho più pensato a tua madre. Mi rendevo conto di averla voluta dimenticare. C'eri tu da seguire, è vero, ma non credo fosse questo il vero motivo.
avessi amata davvero, forse gli eventi si sarebbero svolti in modo diverso. Questa lettera avrei dovuto scriverla a tua madre, ma almeno l'ho scritta a te. Se non l'avessi scritta per niente, allora sì, che la mia esistenza sarebbe stata un fallimento. Fare errori è naturale, andarsene senza averli capiti magnifica il senso di una vita. Ti ricordi, Marta, quando io facevo il lupo e tu facevi la pecorella? Ti nascondevi e io dicevo: pecorella, pecorella, dove sei? Tu facevi bene. E così ti trovavo subito. Ti trovavo subito. E ora, pecorella, dove sei? Sei laggiù in America, chissà dove. Quando tornerai e leggerai questa mia lunga lettera, io spero che le mie parole non ti confermeranno la pessima opinione che avevi di me prima di partire. O forse mi capirai soltanto quando sarai più grande, se avrai compiuto quel percorso misterioso che dall'intransigenza conduce alla pietà. Pietà, non pietà. Se proverai pena, scenderò dall'alto con 1000 spiritelli malefici e ti farò un sacco di dispetti, e lo stesso farò anche se tu, invece che umile, sarai modesta. Salteranno le lampadine, voleranno i piatti da tutte le parti, le mutande finiranno sul lampadario, dall'alba al tramonto non ti lascerò in pace un momento. Se potrò vederti, io sarò soltanto un po' triste, come sono triste tutte le volte che vedo una vita buttata via. Vedi, io non ho mai lottato, io non ho lottato per niente, per nulla, non ho lottato né per me, né per gli altri, né per un ideale, né per un obiettivo, niente. È stato un peccato, perché solo da vecchia ho capito chi ero e che cosa sarei dovuta essere. Ilaria no, Ilaria ha lottato, se ha lottato, ma anche lei senza avere un'idea precisa di sé, e questa è una delle cose più pericolose che si possano fare. Vedi, Marta, io se stessi, la prima e la più importante. Se ti sentirai confusa, pensa agli altri. Un albero con una chioma grande e le radici piccole cade giù al primo colpo di vento. Devi stare nelle cose, starci dentro. Solo così potrai offrire ombra e riparo. E quando davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarle a caso. Siediti, aspetta.